Ciao a tutti amici dell'Anima e dal Pollice Verde, sono Chiara e vi do il benvenuto, il ben ritrovati qui sul canale di Verdi e Contenti. Verdi e Contenti è un progetto green che si muove tra il virtuale e il reale, che ha lo scopo appunto di coltivare il nostro pollice, il nostro animo verde. In specifico oggi sono su un particolare settore legato al mondo delle piante e dei fiori. Sono all'Officina dei Fiori da Federica Salomoni, Ciao. amica di Verdi e Contenti, amica personale, e parleremo appunto di quello che sono delle composizioni di fiori conosciute principalmente come no floral foam, ovvero senza spugna. Perché facciamo questo? Lo facciamo per darvi, innanzitutto per spiegare che cosa significa, perché è un termine che avrete sicuramente letto, di cui avrete sentito parlare, perché è un modo che va incontro, diciamo, viene spesso speso per un discorso di sostenibilità, e soprattutto perché Federica ci donerà dei consigli grazie a quella che è la sua professionalità acquisita. Quindi Federica, raccontaci un po' qualcosa, spiegami questa cosa della no floral foam, che cosa significa, perché va così di moda e soprattutto come noi possiamo poi effettivamente realizzarla a casa, ecco. Allora, partiamo dal fatto che in questo momento in cui c'è una grande attenzione a tutto quello che è sostenibile per l'appunto, la mitica, mitologica spugna che non utilizzeremo oggi è una componente plastico, è una schiuma di plastica, quindi comunque non riciclabile ed inquinante. Quindi in questo momento oggi vi facciamo vedere una composizione appunto che non utilizzi questa come base di una composizione, ma abbiamo bisogno di qualcosa che ci permetta di tenere i nostri fiori, perché quando si compone abbiamo bisogno di un sostegno su cui inserire i nostri fiori. Ci sono Certo. diverse soluzioni. Una può essere Agravool, che è un blocco di spugna in lana riciclato, che può essere comunque una soluzione, ma non è di facile reperibilità. Certo, diciamo Quindi che lei, perché ha un negozio di fiori e tutto quanto, esatto. però e fa attenzione a queste cose, però diciamo che non tutti lo Non è di possiamo. facilissima reperibilità, invece Esatto. vogliamo proporre un qualcosa che possiate trovare con grande facilità. Altrettanto meno facile, ma magari avete un buon fiorista di fiducia, c'è una nuova spugna che è completamente biodegradabile, diciamo che è alla stregua di Agravool per l'appunto, ma cosa che possiamo trovare andando semplicemente in un negozio di ferramenta, per esempio, oggi usiamo la rete per i polli. Faccio vedere, sicuramente l'avrete vista o conosciuta, insomma. Sì, assolutamente sì. Io mi sono già portata un pochino avanti. Ne ho tagliato una striscia, l'ho co leggermente compattata. La rete per i polli ha un altro vantaggio, oltre ad essere di facile reperibilità. È morbida, quindi potete sagomarla come volete. Io ho scelto un vaso. Ok. Nel caso di riuso, riutilizzo, seconda vita, quindi noi possiamo utilizzare un qualunque All'infinito, anche possiamo contenitore. utilizzare un contenitore che abbiamo in casa. Io ho un debole per questo, che è in cemento, che mi piace tanto. E possiamo riutilizzare la spugna, non la possiamo riutilizzare più di tanto, invece la rete la possiamo utilizzare all'infinito, perché comunque può andare smontandola per l'appunto, aprendola o ripiegandola ancora in un vaso differente, quindi si può riutilizzare in qualsiasi contesto. Una volta che abbiamo quindi appallottolato, quindi dato la forma a quello che sarà il La nostra, nostro contenitore, sì. in questo caso noi utilizzeremo dei fiori che ovviamente Federica sceglie ed ha qui all'interno del negozio. Ciò non toglie che proprio in un'ottica di sostenibilità magari noi vogliamo creare una Certo. composizione con quelle che sono le piante o i fiori o quantomeno della vegetazione che Di noi una riusciamo passeggiata. a reperire o in una passeggiata, facendo sempre attenzione al fatto che non tutto si può raccogliere, o meglio ancora all'interno del nostro giardino. Assolutamente. Quindi Allora, io oggi userò dei fiori che probabilmente potete recuperare con una certa facilità e poi ci metterò comunque qualcosa di più, diciamo così, selezionato in un certo senso. ok. Che potete trovare da un buon fiorista di fiducia, insomma, se non ce l'avete, Procuratevi un fiorista procuratevi di fiducia. un fiorista di fiducia assolutamente. Allora, io ho sistemato la mia rete. Il vaso, come vedete, è abbastanza alto, quindi la rete è ben incastrata all'interno. Qualora la vostra rete sia un po' alta, potete mettere dei pezzettini di scotch per tenerla compattata, ma la mia è perfetta così. Prendo dell'acqua, vado ad aggiungerne più o meno un terzo del vaso. Perché abbiamo imparato che l'acqua non deve mai riempire tutto il Esatto. gambo, ma deve arrivare, diciamo, Più o meno può un andare bene un terzo. terzo. La cosa importante però è che i nostri fiori, il nostro verde, tutto quello che troviamo da una passeggiata in giardino o quello che sia, deve essere dentro l'acqua, deve essere in acqua. A meno che non utilizziate dei fiori secchi essiccati. In quel caso potete non aggiungere acqua e la vostra composizione ha una durata maggiore, chiaramente. Però
visto che il colore dei fiori freschi è differente da quello dei fiori secchi, certo, io opterei sempre per un qualcosa di vitale, soprattutto nei colori. Allora, io in questo caso utilizzo del verdi, che non sono verdi, in questo caso sono colorati, è una quercia colorata, e siccome comunque mi piace seguire la stagionalità e per fortuna quest'autunno è arrivato, utilizzerò della quercia rossa e vado ad inserirla. Quindi noi ci facciamo un po' guidare anche da come è il portamento della rete, insomma, che gli darà un... Guardo intanto il mio ramo e cerco di seguirne la naturale forma. Questo è leggermente inclinato e quindi comunque ne seguo questa sua naturale inclinazione. Non abbiate timore del fatto che quando posizionate i fiori nella rete rispetto alla spugna sono un po' più instabili. È normale, la rete ha dei fori abbastanza grandi, ma nel momento in cui andate a posizionare tutti gli elementi poi troveranno una maggiore stabilità. Continuo a mettere le mie foglie, il mio fogliame per andare a riempire il vaso e cerco di incastrarli nel miglior modo possibile. Facciamo di norma con una composizione tradizionale con la spugna, cerchiamo di crearci la nostra base di fogliame, seguendo sempre la curva naturale del ramo. Visto che comunque stiamo facendo una cosa assolutamente naturale, cerchiamo di seguirne appunto. Anche perché poi credo che in una composizione dettata da dei rami che noi abbiamo raccolto in una passeggiata o in giardino, è presumibile che siano delle piante che abbiano un portamento disordinato. Assolutamente sì. Quindi anche questo effetto un po' wild, un po' naturale, ci piace, no? Un po' questo spettinato. Caos. Sì, esatto, spettinato, non mi veniva spettinato. Voi vedete il retro della composizione, poi ve la faremo vedere da davanti. Perché si lavora guardando in avanti, esatto. Ovviamente, questi sono dei piccoli tips che ovviamente Federica ci sta adorando. Quando dovete effettuare dei tagli nei fiori, mi raccomando, utilizzate sempre delle foglie o delle cesoie che siano ovviamente ben affilate. Sì, assolutamente. E questa cosa ve la dico anche quando dovete potare o tagliare le piante, magari cercate di disinfettarle da un taglio all'altro, perché magari se effettuate un taglio su una pianta che è malata, poi dopo questa malattia rischiate di portarla anche ad altri. Quindi la manutenzione degli attrezzi da giardinaggio è sempre fondamentale. Un aspetto fondamentale anche sia per la salute delle piante, ma anche appunto per effettuare un lavoro fatto bene, anche perché poi il taglio sul fiore fatto con una forbice affilata permette di avere un taglio che al gambo acquisirà più acqua rispetto, esatto, bene, meglio, dura di più, esatto. Quindi diciamo così, se dovete comprarli quantomeno spenderete meglio i vostri soldi, che non è cosa da poco, anche in un'ottica sempre di sostenibilità, no? Cerchiamo di non sprecare. E avere un'attrezzatura adeguata sicuramente aiuta. Allora, io sto andando a schiarire un po' questa quercia rossa con del castagno più chiaro, proprio perché, ok, va bene l'autunno, ma non ci appesantiamo troppo con i colori. Perfetto. E questa è un po' intanto la base di verde, così. In questo momento troviamo le bacche di rosa, che sono una cosa che io amo molto. Molto bene. E quindi le scegliamo. La tagliamo e andiamo a metterla. In questo caso la mettiamo centrale. La metto leggermente centrale, leggermente spostata a sinistra, perché il mio fiore principale non è la mia bacca di rosa, ma ci sono delle ortensie bellissime in questo momento dell'anno, che sono quelle che poi si seccano effettivamente, che sono quelle verdastre violacee. Tanto faccio vedere. Queste. Quella in modo particolare l'ho scelta perché ha anche questa piccola gemma laterale con questi fiori che trovo molto decorativa. Quindi andrò ad alleggerire tutto questo rosso, questi colori così cupi. Con del verde. Con un tocco di verde che mi dà comunque questo tratto dell'ortensia. Quindi la vado a posizionare, sarà lei il mio fiore principale. E cerchiamo di farci strada nella spugna. Scusatemi, nella rete. Nella rete. Questo è l'lapsus freudiano, perché di norma in negozio raramente si riesce a lavorare con la rete. Perché anche per trasportare le vostre composizioni non è molto agevole, insomma, diciamolo. Okay. Però assolutamente a casa è una cosa che potete replicare senza nessun tipo di problema. Ora che Federica utilizza le ortensie, vi ricordo che qui sul canale potrete trovare un video che abbiamo fatto un paio di anni fa proprio per come realizzare una ghirlanda con una gruccia e delle ortensie essiccate. E andatelo a vedere perché è un altro lavoro che possiamo fare in casa che ci può dare esattamente un sacco di soddisfazione e basta solo avere un po' di manualità.
Vedo poi qua altro quello che io chiamo un cardo, giusto? Che no? Sì, è un eringio, ma è un cardo. E durante le nostre passeggiate sui bordi delle strade in campagna è facile trovare dei cardi. Non sono azzurri come questo, magari così blu. È una pianta che si trova con grande facilità, quindi assolutamente la possiamo usare nelle nostre composizioni. Bella, vi ricordo ovviamente per quanto riguarda raccogliere i fiori, cioè fate sempre attenzione perché non tutto è raccoglibile, questo in generale, ci sono delle normative che potete reperire nel web, oppure la cosa migliore che io consiglio è magari creare nel nostro spazio verde una serie di piante che appunto sono adatte per il taglio, quindi coltivate delle piante che voi andrete poi a recidere per fare le vostre composizioni, no? Certo. Che potrebbe essere una cosa carina. Molti in realtà coltivano e poi non hanno il coraggio di tagliare quello che hanno coltivato, eh. C'è anche da dire questo. Come già abbiamo detto magari in altri video di composizioni, è sempre opportuno quando vado ad inserire un elemento richiamarlo, perché un elemento solo, usato una volta sola, sembra un qualcosa di casuale, ce l'avevo, ce l'ho messo, e non è così che funziona, non è un minestrone, è una composizione floreale. Quindi cerchiamo di prendere almeno 3 esemplari. Sì, un paio, diciamo che l'importante è, ecco, richiamare all'interno della composizione almeno un paio di volte lo stesso elemento. Ok. Ne posizioniamo di qua e praticamente io direi che la nostra composizione è finita. Adesso Federica ce la gira. Eccola. Ecco qua. Direi meravigliosa, e grazie a Federica che ci ha dato i suoi consigli. E ovviamente rimando il discorso, procuratevi un flower shop, un negozio di fiori di fiducia, io ho officina dei fiori ormai da sempre. Grazie. E mi raccomando, il discorso del no floral foam, quindi di creare delle composizioni senza spugna, è una cosa che noi possiamo utilizzare appunto per realizzare delle composizioni a casa e anche che abbia una certa stabilità. Assolutamente. Divertitevi col mondo delle piante, lasciatevi contaminare dalla bellezza dei fiori. Se questo video vi è piaciuto, lasciate il vostro like e condividete, perché il giardinaggio è condivisione e condividendo saremo tutti più verdi e contenti. Perfetto, alla prossima. Ciao. Ciao.